I cambiamenti sono lenti e contraddittori perché gli esseri umani non discutono. Guardiamo, pensiamo, osserviamo insieme Facebook. Questa occasione sciupata. Le persone parlano, le persone scrivono, le persone dicono, le persone pubblicano, si esibiscono e si compiacciono e compiacciono gli altri. Mi piace, mi piaccio, io dico, io penso. E la discussione? E la conversazione? E il dialogo? Nemmeno il dialogo. Le persone discorrono, corrono qui e là. Le persone chiacchierano, ma non discutono. Discutere vuol dire scuotersi reciprocamente le radici. Le radici, non le fronde, non carezzarsi, non darsi i buffetti, mettersi in questione, scuotersi, essere pronti a perdersi, a cambiarsi, a trasformarsi fino a non riconoscersi. Certo, all'inizio ci vuole un punto di partenza. Io penso questo, io credo in questo, io vedo questo, ma questo è il punto di partenza, il punto di arrivo non si sa. È bene che non si sappia. Le persone non conversano. Le persone non cambiano verso con, le persone mantengono sempre il proprio punto di vista e se ne vantano, escono da un confronto come una paperella da un temporale. Per questo, questa nuova, straordinaria occasione di discussione, di conversazione che è internet, che sono i social network, si sta sciupando, le persone la stanno dissipando perché non leggono, non ascoltano l'altro, non hanno tempo, fanno cioè come un gran filosofo italiano, Ugo Spirito, che verso la fine della vita rivelò ad un giovane amico: no, non ho tempo per leggere, ho solo tempo per scrivere.